È aperto. Ciotti lo faccio io. Sì. Faccio il collegamento. Quello che hai fatto prima, va bene così. Allora, facciamo i campi. Emeri fa Piacenza Cremonese. Ok. Non va questo microfono, ragazzi. Sì. Prova, va. Piacenza Cremonese, io faccio Milan Inter. Quello a braccio. Allora, io lancio i collegamenti. Vai con la sigla, tutto il calcio, minuto per minuto. Come devi alzare? Il mio è vintage, eh? Parto io e tu. Gentili ascoltatori, vai. Buonasera amici ascoltatori, benvenuti qui. Allora cominciamo la nostra serie di collegamenti per Roma Bari Napoli Firenze Torino Udine. Andiamo a Milano per Milan Juventus. Da Milano in palla Sandro Ciotti per la partita Milan Juventus. Vi ricordo il risultato, una rete a zero. Gol segnato al quarto minuto da Marco Van Basten su cross di Ondito Nadoni. Bellissima la rete di Van Basten, cross e colpo di mezza rovesciata al volo tipo Luiso. Pertanto Milan 1 Juventus 0 alla linea Mary. Sì, grazie, siete collegati in diretta con lo stadio Carilli, 0-0 tra Piacenza e Cremonese, si gioca da 22 minuti e la formazione biancorossa si sta portando in avanti, sento degli effetti in cuffia. Chi è che doveva intervenire? Olivi, scusa, sei tu? Sono Ezio Luzzi, ha segnato la Fiorentina pareggiando con l'arbitro Lombello al quarto minuto sul calcio d'angolo da Firenze a tutto poi studio. Attenzione Salerno, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, svetta Arturo Di Napoli, la palla finisce sul palo, nulla di più grave, che restituisco la linea. Ripeto la linea dalle Carilli, c'è un calcio di punizione, sulla palla c'è Graffieri, mentre in area di rigore si vanno affollando i giocatori biancorossi, è pronto il pallone di Graffieri verso Guzman, il cross al centro, Boscardelli, il colpo di testa, la palla sulla traversa, ripeto la linea, lo studio. Attenzione. Gentili ascoltatori, attenzione, comunichiamo che a Cagliari è stata interrotta la partita per lancio di pecore sul campo. Dalla curva sud, linea nuovamente a Piacenza. E ancora Piacenza che si riporta davanti, ha partito linea generale del campo, lungo lancio davanti da parte di Cassano, Graffieri, la pezza ancora Olivi, e ancora il pallone sulla sinistra per Bianchi, la Angolana, scambiano i due, pallone sulla destra, ancora verso Graffieri, cross al centro, questa volta Boscardelli, colpo di testa, e la palla in rete. Bene, ok. Grazie. Enzo, vieni per cortesia sotto il palco, grazie. Allora, premiamo i ragazzi del Piacenza, chiederei un grande applauso che sono stati carinissimi. Allora, passate i microfoni, presentatevi di nuovo. Mario Cassano. Passo avanti. Mario Cassano, giusto? Parente? Fortunatamente no. Ok. Mattia Graffieri. Graffieri! Olivi, Samuele. Non Olivi. Sì. Intanto io chiamerei il giornalista Gianluca Perdoni per fare un'intervista seria. E qui Gianluca Perdoni, che fino adesso abbiamo giocato, però giustamente adesso chiediamo due cose serie, abbiamo presentato tutti, manca lui. Davide Moscardelli.